you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento che davvero un appuntamento col botto. E, di cosa parleremo? Lo vedete scritto? Parleremo questa sera con Matteo Tosi, saluto i miei amici, follower, i clickers, tutti presenti che sono sempre un grande sostegno, quindi ciao Stefano, ciao Michele e vedo anche già collegato Matteo. E, prima di iniziare, intanto che aspetto che si collegano altre persone, volevo semplicemente raccontarvi di una piccola iniziativa che stiamo facendo tutta l'Emilia Romagna, quindi tutti i click for dell'Emilia Romagna, quindi di tutte le province, e questa iniziativa è il sorriso per l'Emilia Romagna. Cosa chiediamo a voi? Di scattarvi una foto con un sorriso e magari con un particolare rosso e poi taggarci, taggare soprattutto, oltre alla vostra provincia di riferimento, anche l'hashtag sorridi con noi. Quindi io vi invito a partecipare a questa iniziativa che vuole essere un modo, il richiamo del rosso del nostro, del periodo che stiamo vivendo, per darci un po' di coraggio e di forza e soprattutto dire che il rosso non è solamente un momento difficile, ma è anche un colore, il colore dell'amore e il colore dell'unione per tutta l'Emilia Romagna. Quindi vi invito. Saluto anche i miei amici che mi hanno dato l'opportunità di fare questa diretta dell'Armata Coliandrina, in quanto Matteo è stato ospite in una diretta proprio con loro e con il mio collega Carlo. Quindi saluto Carlo e per lui tutti gli altri che so che si collegheranno. Chi è il personaggio di questa sera? Molti di voi sicuramente sono andati un po' a sbirciare, perché io spoileravo ogni tanto e quindi sono stati andati a sbirciare e magari hanno anche visto che prima di tutto Matteo è un attore. E di che calibro anche? Che attore? È un attorone! Quindi io voglio solo ricordare Coliandro, in quanto noi siamo particolarmente affezionati a Coliandro, ma lui ha partecipato a tantissime altre serie TV, ma anche film, di tutto rispetto. Ma ce lo faremo chiaramente raccontare assolutamente da lui. Quindi io ora vado a chiamarlo. Eccoci, Matteo. Colleghi, intanto saluto tutti gli altri che si stanno collegando. E, ecco, Matteo, ciao! Benvenuto in questa famiglia Clickers. Ciao a tutti i Clickers, buonasera a tutti, buonasera a te Michela e ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo e che in qualche modo questa sera parteciperanno alla nostra chiacchierata. Sì, io spero siano veramente tanti che al di là di questa sera andranno sicuramente dopo a vedere, perché troveranno questa intervista assolutamente pubblicata nella pagina e anche su Facebook, nella mia pagina personale, insomma, e altri poi li indirizzerò assolutamente, perché voglio assolutamente che conoscano il tuo libro. Io ho avuto proprio l'onore, perché mi hai dato questo onore, di poterlo leggere e esatto, eccolo lì.
Eccolo lì. E voglio anche dire che troveranno assolutamente tutte le indicazioni per come trovarlo, come andarlo assolutamente a reperire, ma poi ce lo dirai anche tu. Allora, Assolutamente. Matteo, dici un po', tu in qualche modo sei legato a Bologna, perché comunque io sono andata a sbirciare e ho scoperto che tu hai studiato qui a Bologna. Assolutamente sì. Bologna è stata la mia casa, è la mia città, città del cuore, tu parlavi di rosso, per cui ce l'ho nel cuore Bologna dalla fine dell'89 fino al 96, quando mi sono laureato in discipline arti, musica e spettacolo. È stata la città dove non solo mi sono laureato, dove ho mosso i primi passi come attore, è stata la città dove ho costruito tante relazioni, è stata la città dove insomma, sono nati tante importanti cose, collaborazioni, amori. Insomma, è una città che ho sempre nel cuore. Vivevo in via Santo Stefano 122, vicino alla Wow. pasticceria Laganà, non molto lontano da quel mitico parco. Cosa nomini, Matteo? Cosa nomini? Abbiamo un'interruzione. Allora, aspetta. Matteo, l'abbiamo un attimino perso. Ok, Matteo, ti abbiamo un attimino perso, si è rimasti da Lagana e poi i Giardini Margherita. Io lì in mezzo mi Esatto. sono persa, ma hai nominato due punti di Bologna abbastanza importanti. Uno dove si Assolutamente. mangia, di tutto rispetto, e l'altro i Giardini Margherita, che è un luogo meraviglioso dove un sacco di studenti, no, cercano di andare per passare un po' di aria, diciamo, e prendere un po' d'aria, ma anche a studiare, peraltro. Assolutamente. Io ho fatto la mia festicciola di laurea proprio ai Giardini Margherita, per cui ho un bellissimo ricordo anche di quel posto. Certo, ottimo. Senti, se qualcuno ti dice Bologna, qual è la prima immagine che tu hai? Sai, quando penso a Bologna penso ovviamente alle torri, come non si fa, come si, non si può pensare a Bologna e non pensare alle torri. Però se tu mi lo chiedi, così adesso ci sto pensando e immagino i portici. Ovviamente è l'immagine che tutti conoscono di Bologna, però inevitabilmente i portici, oltre ad essere straordinari, Sì. ma sono anche il luogo dove rifugiarsi, camminare quando piove, è un luogo straordinario di passeggio, accompagnano proprio le vie della città. Insomma, sono un'altra parte, una stanza di Bologna. I portici e una stanza di Bologna, straordinari, avvolgono in qualche modo Bologna. E poi in alto San Luca, come non pensare a San Luca. Hai Ecco, ragione. questa è l'immagine che ho di Bologna. Bellissimo, bellissime immagini perché poi noi che fotografiamo, che giriamo spesso per fotografare, no, molte delle nostre foto hanno proprio come protagoniste assolutamente i portici, quindi, ma anche San Luca da tutti i punti, è quasi una gara per scovare nuovi punti per fotografarla, quindi. Immagino, immagino. C'è tanta roba da fotografare a Bologna. Per Confermo, confermo pienamente. cui clickers, datevi da fare perché davvero c'è tanto, tanto. Sì, E poi infatti. i murales. Ecco, un'altra immagine che ho di quegli anni sono i murales, Piazzetta Verdi, insomma, Piazza Verdi e tante altre vie piene di murales. E quello è un'altra immagine forte che ho di Bologna. Ottimo, ottima immagine perché peraltro probabilmente tu ti riferisci a un murales in particolare in via Zamboni, non so perché almeno anch'io che sono arrivata a Bologna nell'89 come te, sono rimasta proprio folgorata perché per me era il primo murales che ho visto, quello di via Zamboni, non so se ce l'hai presente, Assolutamente, vicino alla assolutamente. facoltà di economia e commercio. Bene, allora veniamo un attimino alla tua carriera, perché comunque la tua carriera è nata un po' a Bologna, no? Le tue prime mosse le hai proprio fatte qua, giusto? Assolutamente. Sì, ho studiato a Bologna, quindi vabbè, mi sono laureato al Damsa, ma ho fatto anche la mia
scuola, la mia prima scuola di teatro a Bologna, prima Limet, poi Cimes, e quindi è stato il luogo della formazione. Ma poi è anche stata la città che mi ha dato la possibilità proprio di lavorare. E quindi ho fatto, innanzitutto ho debuttato a teatro proprio alla Santa Lucia, l'aula absidale con la Gerusalemme liberata. E poi ho fatto i miei primi lavori nella pubblicità, nei video per cantanti. Ho lavorato con Stefano Salvati, che è di Bologna, conosce questo regista che ha lavorato con tantissimi cantanti, per cui ho fatto video di Venditti, Zucchero, Mango. Insomma, Bologna è legata davvero ai miei primi inizi, che sono sempre poi più eccitanti, no, da ricordare, perché c'è tanta emozione, c'è tanta voglia di fare il teatro, insomma. Mi si apriva un mondo e per cui non posso non collegare il mio inizio, gli inizi della mia carriera con Bologna. Ovviamente poi c'è Roma, altra seconda città è Milano, ma Bologna rimane nel cuore, dove ovviamente ritorno spesso e ho moltissimi amici. Bellissimo, Bologna, un tuo punto di riferimento, comunque un posto sempre dove tornare, no? I tuoi portici, una Guarda, passeggiatina. c'è Cristina, che approfitto di salutare, dove abbiamo girato anche Io e mia figlia, che è un cortometraggio molto interessante sullo stalking, problema ovviamente che tante donne conoscono. Io in quel caso facevo lo stalker, però sposavo comunque la causa ovviamente importante. E Cristina ovviamente è un'attrice straordinaria, ha fatto un ruolo. E l'abbiamo girato proprio a Bologna per la regia di Ruggero Deodato. È stato un bellissimo lavoro. Quindi un E allora ricordo di quelli che hai ci fatto seguono. bene perché sono degli spunti che poi, almeno per quanto mi riguarda, io poi dopo vado a vedere, anche perché è un tema decisamente molto interessante, è sempre bello vedere i punti di vista come viene trattato. Quindi, Assolutamente. senti, io sempre leggendo un po' di te, ho visto che comunque tu in qualche modo, al di là di aver scritto questo libro, però la scrittura è un qualcosa che ti è sempre appartenuta, perché comunque diciamo, hai scritto anche per il teatro, insomma, o hai cercato di scrivere per il teatro. No, in realtà ho scritto per il teatro anche. Guarda, c'è anche un ragazzo che ci sta seguendo, che è Riccardo, approfitto per salutarlo. E sa benissimo che io, insieme a Simonetta Rovere, abbiamo scritto un'opera molto importante, che è un cinemusical, si chiama Opera Palladio. È un grande spettacolo che mette insieme teatro e cinema audiovisivo. Ed è un'opera anche originale, sicuramente il primo tentativo di fondere in maniera originale e diversa rispetto ad altri precedenti esperimenti le due arti. E quindi questo spettacolo è stato scritto a quattro mani, la regia è stata firmata da me e da Simonetta Rovere, però in quel caso io ho scritto i testi e la sceneggiatura, per cui assolutamente ho scritto per il teatro e quello spettacolo è andato in scena anche con successo. Poi ho scritto anche altre cose che magari non sono state rappresentate, ma che mi auguro possano tornare presto in scena. Anche lo stesso libro di cui parleremo, Dopo di te, oltre le onde del mare, ha questa, diciamo così, questo aspetto. È un romanzo, è uno scritto a metà strada tra il romanzo e il monologo teatrale, per cui spero di portarlo presto a teatro. Per cui la passione della scrittura mi ha sempre coinvolto, continuo a scrivere, sto scrivendo dei progetti per il cinema, le serie audiovisive, ne ho scritto uno anche con un mio collega che vedete in questi giorni sul Paradiso delle Signore, che è una serie di Rai 1, che si chiama proprio Slave e parla proprio di mafia internazionale, insomma potrebbe essere una serie molto molto interessante. Bene, allora aspettiamo assolutamente, insomma, l'arrivo. Cerchiamo produttori, cerchiamo produttori. Bene, allora se qualcuno è in ascolto, si ascolterà, insomma.
un occhio alla vostra produzione, al vostro lavoro, non sarebbe male, insomma. Veniamo al libro un pochino più da vicino, ok? Allora, la particolarità di questo libro, leggendolo, è proprio questo aspetto di avere due punti di vista, no? Di una storia, no? E mi ha colpito perché effettivamente è la prima volta che mi sono trovata di fronte a un libro di questo genere, probabilmente perché non mi è capitato, però mi ha veramente colpito il vedere la stessa cosa vista proprio da due punti di vista. Ci Diversi. vuoi un po' raccontare anche questo aspetto? Sì, allora il libro è, posso fare una premessa e dire un po' che cos'è Certo. questo libro? Diciamo Prego. che Dopo di te, oltre le onde del mare è un racconto di esigenza, di parole taciute, un racconto di riconciliazione, la storia di una madre e di un figlio che fanno un viaggio lungo il Po verso il mare. Il mare è il loro punto di arrivo, è la loro meta. Il mare è anche un simbolo importante, è il luogo della catarsi, e anche il viaggio in qualche modo è catartico perché loro devono fare i conti con un passato difficile che coinvolge sia la vita di Elena, la protagonista femminile, la mamma, sia la vita di Luca, il protagonista maschile. Questo passato necessita di essere ricollocato nella loro vita, altrimenti, come dice Elena, per citarla, potrebbe avere il peso della condanna. Ecco, e questo è in sintesi un po' quello che potremmo dire di Dopo di te, oltre le onde del mare. E giustamente tu, Michela, hai detto una cosa importante, cioè il libro ha due voci. Infatti noi troviamo sempre un'alternanza della voce di lei e della voce di lui, continuamente per tutto il romanzo. In qualche modo ho voluto come raccontare, come se fossero due diari che si fondono insieme, i due punti di vista, cioè il punto di vista del figlio e il punto di vista della madre, che fanno il medesimo viaggio, fanno il medesimo percorso. Il loro punto di vista è più che altro un punto di vista interiore, perché poi in realtà il paesaggio intorno, fisicamente il viaggio è il medesimo, no? Quindi le azioni sono più o meno le stesse. Però c'è qualcosa in loro che in qualche modo è diverso e in qualche modo è anche la stessa cosa. E quindi mi sembrava interessante poter sviluppare il racconto in questa maniera. Poterlo sviluppare a due voci. Ed è stato interessante perché è un po' come da attore sdoppiarsi, no? Anche noi attori entriamo sempre in personaggi diversi. Ora ero la madre, Elene, ora ero Luca. E in qualche modo passavo da un ruolo all'altro. Certo, infatti confermo e tutte le volte che iniziavo a parlare un personaggio diventava vincente per poi dopo subito catapultarsi dall'altro punto di vista e diventava vincente quello. Proprio questa è una particolarità che mi ha molto molto colpita e mi ha tenuto sempre molto l'attenzione, quindi bello, bello e lo Mi fa consiglio piacere. veramente anche proprio come viaggio interiore personale, perché per me poi in un certo senso lo è stato e ho avuto il piacere insomma di poterlo condividere con te. Sì, perché diciamolo, no? C'è questa parte finale, la parte finale del libro conclude con una lettera che Luca scrive ad Elena, alla mamma. E proprio su quella lettera ho deciso proprio di creare uno spazio anche interattivo, fisico, all'interno del libro con il lettore che può scrivere le sue parole taciute. Infatti questo spazio si chiama proprio Le parole taciute. E, non so se quante volte abbiamo pensato e abbiamo detto a noi stessi: ma se quella cosa l'avessi detta prima, sarebbe stato utile, sarebbe stato importante. Ecco, talvolta diventa fondamentale dire le cose prima che sia troppo tardi, prima che non si possa più dirle, magari fisicamente. E per cui c'è Certo. questo spazio dove anche il lettore può scrivere le sue personali parole taciute. Certo, e E tu le hai diventa scritte. anche.
Ho avuto il piacere di potertele donare e diventa anche proprio un contatto con l'autore. La cosa bella è proprio questo, secondo me, il poter donare quello che ti è arrivato. Ecco, quindi invito veramente tutti a fare questo piccolo esercizio, ma veramente capirete leggendo di quanto può essere importante invece farlo. No, Dimmi, stavo vai. pensando infatti che è anche la questione che io come autore mi sono posto, cioè quanto tempo abbiamo per il perdono e per la riconciliazione. È proprio la questione del tempo. Non a caso, insomma, forse tu leggendolo te ne sei resa conto, però c'è questa sorta di elemento così che sottende al racconto, è proprio quello del tempo. Loro devono arrivare, hanno questa necessità, sono in lotta in qualche modo con il tempo. Ecco, probabilmente anche noi nella vita siamo in lotta con il tempo, soprattutto in riferimento a cose che magari vorremmo dire, in riferimento anche al perdono e alla riconciliazione, perché tutti abbiamo dei conflitti. E prima o poi nella vita dobbiamo fare i conti con questi conflitti. Certo, esatto. E, la scelta del luogo, no, dove poi avviene un po' tutta la storia è un luogo a te comunque, ho immaginato abbastanza vicino, no? Che non l'hai scelto a caso, al di là che c'è il mare, voglio dire, ecco, giusto? Assolutamente, il luogo è ovviamente il Polesine, lungo le rive del Po e poi c'è il mare, che poi il Delta del Po è, come dire, è un luogo che gli Emiliano-Romagnoli conoscono molto bene perché in Esatto. parte è della regione Emilia-Romagna e in parte della regione Veneto ed è un unico grande parco, il Parco del Delta del Po, che è in parte di competenza di una regione, in parte di competenza di un'altra. Quindi è una zona che gli Emiliano-Romagnoli conoscono molto molto bene, è anche molto particolare ed è il luogo della loro meta, il luogo dove poi avviene quell'incontro importante tra la madre ed il figlio. Però poi c'è tutto il Po e ancora una volta anche il Po in qualche modo è il fiume che divide il Veneto dall'Emilia-Romagna, quindi sono luoghi che gli Emiliano-Romagnoli conoscono molto bene, ma che conosco anche io, ovviamente, da Veneto. Li ho scelti perché sono i luoghi della mia terra, in qualche modo li riconosco, in qualche modo ho un rapporto empatico con quei luoghi, fanno parte del mio DNA, ma sono anche luoghi che hanno un simbolo. Quando ho pensato a questa storia, ho detto: non c'è altro luogo che questo dove ambientarla, perché il fiume ha un significato ben preciso, è lo scorrere, è il viaggio, è anche simboleggia il tempo che passa, simboleggia la vita, il percorso, è quel percorso catartico di cui parlavamo. E poi abbiamo il mare, che è una linea di demarcazione tra ciò che noi vediamo e conosciamo e qualcosa che va oltre, qualcosa che non vediamo, che cosa c'è oltre il mare. E quindi il mare, è un altro elemento simbolico. E poi entrambi, questi due elementi, quindi il fiume e il mare, sono fatti di acqua e l'acqua è per eccellenza l'elemento dell'emozione. E questo è un che fanno i protagonisti. C'è Carlo Di Levrano che mi sta chiamando, forse non sa che siamo in diretta, per cui ne approfitto per salutarlo. Certo, assolutamente. Sì, c'è stato un momento dove infatti ti sei un attimo assentato. Comunque, il Ah, messaggio è perché non. arrivato. Ah, non L'aspetto, è. diciamo, del mare è comunque arrivato, quindi Ah, mi ok. dispiace, è strano perché io in realtà vedo che non ho problemi di collegamento, non lo so. Ok, va bene. No, stavo verificando se per caso
avevo io qualche problema, ma oh, neanche io. Vabbè, ok, andiamo avanti. Rimaniamo Comunque, qui. non lo so, magari riassumo brevemente, dicevo che Sì, grazie. ci sono questi due elementi simbolici molto importanti, il fiume e il mare. Il fiume in qualche modo è l'acqua che scorre e rappresenta un po' il percorso, no? Anche la nostra vita e anche il percorso catartico dei protagonisti. E poi c'è il mare. Che è in qualche modo il luogo di separazione tra una realtà che noi conosciamo e qualcosa di oltre. Non a caso Certo. il titolo Dopo di te, oltre le onde del mare. Oltre. Entrambi sono fatti di acqua e l'acqua è il simbolo per eccellenza dell'emozione. L'emozione è elemento fondamentale della storia, ma è anche un tuffo che fa lo spettatore in questa lettura. Benissimo, Spero che si grazie. sia Sei sentito stato tutto. Ok. assolutamente tutto questa volta. Ok, senti, un'altra cosa che mi ha colpito è il tuo metterti nelle vesti di una mamma. Come hai Sì. fatto? Ma sai, innanzitutto è la cosa più stimolante per un attore, perché un attore interpreta sempre qualcosa di altro da sé. Per cui poi che sia uomo, donna o che sia qualcos'altro, sei comunque qualcos'altro da te stesso. Certo. E quindi, non lo so, ho cercato di catturare, diciamo, l'essenza di quel personaggio e, in qualche modo facendo il medesimo lavoro che facciamo quando in realtà interpretiamo un ruolo. E questo è stato il mio. Ovvio che probabilmente lei ha una sensibilità più femminile, lui ha una sensibilità più maschile, però io non riesco a capire se in realtà queste due sensibilità escono differenti oppure ci sia una similitudine di sensibilità. Non sono in grado di saperlo, non lo so, non lo so. Sta di fatto che il messaggio è arrivato, quindi al di là, voglio dire, comunque arriva il messaggio dal punto di vista, diciamo, femminile, dal punto di vista del figlio e quindi maschile. Quindi, però era curiosa questa cosa. L'altra cosa è che mi ha incuriosito il fatto che tu sei anche un coach, no? Per attori. Ecco, mi Sì. dici un po' anche in che cosa consiste, perché è veramente curiosa questa cosa. Ma il coach per attori è quello che una volta chiamavano l'insegnante di recitazione, no? E in realtà oggi si preferisce utilizzare questo termine, coach, allenatore, perché Ok. l'attore è un po' come lo sportivo, che ha un talento e che ha bisogno di allenare questo talento e quindi ha bisogno di un allenatore che aiuti l'attore a coltivare, ad allenare questo talento. E quindi fondamentalmente questo è quello che fa il coach. Un tempo appunto si chiamava insegnante di recitazione, è più bello chiamarlo allenatore, allenatore dell'emozione, allenatore di tutto l'aspetto psicofisico che coinvolge un attore nel momento in cui sta interpretando un ruolo. Quindi diciamo che sei impegnato nel tuo mestiere, diciamo, a varie sfaccettature. Sì, Nel senso, assolutamente. non è solo l'attore, cioè colui che interpreta, ma sto scoprendo e ho scoperto, insomma, leggendo un po' di te, che proprio ci sono varie possibilità per poter portare avanti questo tipo di mestiere. Molto interessante. Assolutamente, poi io mi annoierei un sacco se non mi dilettassi in tante cose. Aspetta, Certo. sto mettendo. Ciao a tutti gli amici di, ho scritto, ma comunque a tutti gli amici volevo scrivere. Ok, sì, vedo che ci sono un sacco di persone collegate, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Un'altra cosa che mi incuriosisce tantissimo è quella legata al fatto che tu hai comunque recitato anche in inglese, no? Cioè hai fatto parte di produzioni anche di una certa importanza. E com'è recitare in inglese rispetto a recitare in italiano?
Guarda, per me è un po' più difficile, ovviamente, non solo perché non è la mia lingua e non solo perché ovviamente non sono un madrelingua, ma è difficile, è stato difficile perché in qualche modo le parole sono sempre collegate all'emozione. E quindi quando tu stai facendo il medesimo lavoro, però in un'altra lingua, fai fatica a collegare quelle parole, quelle battute all'emozione profonda che conosci. E quindi è un po' come quando, sai, a volte si dice stai studiando una lingua e si dice hai incominciato a sognare in quella lingua, perché in qualche modo c'è il collegamento tra la lingua e l'emozione profonda, il subconscio. In qualche modo ho avuto questa difficoltà perché io quel collegamento non ce l'ho e quindi ho dovuto in qualche modo far mie delle parole, insomma, un po', introiettandole come se fossero in italiano. Quindi ho avuto un po' questa difficoltà, però è stato stimolante, bello e divertente anche. E anche grazie a Divan Zuccon, che è questo regista di film di genere, che lui spesso lavora con cast internazionali, per cui è stato bello anche rapportarmi appunto con attori internazionali, è stato molto bello. Ok, e come si viene scelti? Cioè, tu come sei stato scelto per questo tipo di ruolo? Ma generalmente, sai, gli attori vengono scelti sempre nel medesimo modo, cioè si fa un provino su parte, magari se ne fanno anche più di uno, e dopo, se in qualche modo sei il personaggio sei l'attore che in quel momento il regista, il produttore o comunque il casting director sta cercando, vieni convocato e ti viene data la parte. Niente, e quindi si E quindi interpreta si quel parte, ruolo. si comincia Si comincia, il esatto. percorso. Tornando un attimino al libro, perché voglio comunque tornarci un attimino, ma soprattutto mi dicevi, assolutamente, certo, mi dicevi che il libro tu l'hai concluso nel periodo del lockdown, quindi del nostro primo lockdown. Ecco, quindi anche tu, come tanti altri ho sentito, sei riuscito a cogliere un po' quel momento, no? Da quel momento difficile, un'opportunità, effettivamente. Sì, questo è vero, nel senso che il libro l'avevo scritto almeno 2 anni prima, però doveva essere terminato, completato, ovviamente 2 anni prima era la prima stesura, e dopo avevo la necessità ovviamente di fare delle modifiche, di modificarlo e di completarlo anche. E tutto questo è avvenuto durante il primo lockdown, per cui mi sono posto questa questione, ho detto cosa faccio in questo periodo di chiusura? Beh, riprendiamo quello scritto e cerchiamo di portarlo a compimento. Ovviamente mi sono rivolto ad un editor che ha curato ovviamente tutto l'editing, che è appunto Diego Di Dio, e poi a Antonella Monterisi, che ne ha curato appunto l'impaginazione, la grafica, Michela Zanarella, che ne ha fatto la prefazione. L'ho confezionato, l'ho concluso e a giugno del 2020 è uscito, insomma, quindi in piena pandemia è uscito questo mio romanzo che ho terminato, quindi, durante il periodo del lockdown. Quindi è stato un periodo in cui potevo meglio focalizzarmi, quindi terminare meglio questo lavoro. Certo, e tra l'altro in un momento dove le regole sono un po' cambiate, nel senso che se prima promuovere un libro, non so, si andava, no? Si incontrava persone. Adesso come, cioè, si è costretti a cercare delle alternative. Ecco, quali sono le alternative che ci possono essere? Come peraltro anche questa, sicuramente i social stanno aiutando molto. Tu che strade hai percorso? Ma esattamente questo, eccolo. No, diciamo che sì, sono queste, sono state delle dirette, Facebook e Instagram, sono stati dei video,
sono state delle interviste, ho fatto parecchia promozione, ovviamente anche nei miei canali social. E poi è stato anche un tam-tam, nel senso che le persone che lo leggevano lo consigliavano ad altre persone e quindi in qualche modo me la sono cavata. Pensavo fosse un periodo non idoneo a far uscire un libro, invece tutto sommato non è per niente andata male. Ti devo dire che comunque, Michela, ho fatto anche delle presentazioni in presenza durante l'estate, quando insomma Certo. con delle condizioni si poteva fare. E spero di ritornare anche nell'estate 2021 a fare delle presentazioni, perché il contatto con le persone, cioè, mi manca troppo, cioè, non è la stessa cosa. E quindi spero di venire a Bologna, spero di andare in tante altre città e poter vedere, insomma, vis-à-vis le persone che vengono ad ascoltarti, è molto bello. Magari anche le persone che hanno già letto il libro, è molto Certo, stimolante. certo. E il tuo rapporto con i social? Beh, il mio rapporto con i social è buono, mi piace. Ovviamente non sono un millennium, quindi insomma non sono così esperto come i ragazzini, però in realtà mi piacciono, è una grande opportunità che si ha per poter entrare in contatto con del pubblico, con delle persone, no? Io credo che cambieranno molto anche i mezzi della comunicazione. Credo che la televisione, anche l'audiovisivo, in questi anni cambieranno molto e sempre di più, in qualche modo, i social, le piattaforme prenderanno proprio un grande spazio nella nostra vita. E quindi è anche molto bello. Io ho anche un progetto legato a queste cose, ma ne parleremo più avanti. Però mi Certo. diverte moltissimo anche guardare i social perché trovo anche tanto talento in giro, trovo tante cose interessanti. Ci sono cose che ovviamente non mi interessano per niente, ma ci sono tante altre cose molto, molto interessanti. Certo. Forse basta semplicemente saper poi ricondursi un po' alla realtà e quindi come dire, i social, farli entrare comunque nella quotidianità, nel senso che comunque non tralasciarla, non tralasciare il contatto umano e quindi può essere un'aggiunta, no? Anche la facilità di poter raggiungere persone molto più lontane, no? Che normalmente Assolutamente. forse non riusciresti, no? Normalmente. Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Sto scrivendo ciao Carlo, ecco Esatto, perché così lo lo saluto anch'io, Carlo. salutiamo. Esatto, ho visto adesso. Sì, si raggiunge anche un pubblico diverso. Infatti, a tal proposito ti devo dire che perché i social o comunque le piattaforme, una nuova comunicazione entrerà sempre di più nelle nostre vite? Perché la televisione è destinata anche in qualche modo a venir meno. Pensiamo alle nuove generazioni. Oggi, ad esempio, i palinsesti televisivi hanno ancora una grande importanza perché noi siamo un paese, insomma, passatemi il termine, però è anche bello vecchio, insomma, abbiamo molti anziani e gli anziani ovviamente hanno confidenza con la televisione, no? E quindi certi tipi di programmi li vedono in televisione, eccetera. Però le giovani generazioni non la guardano più la televisione, loro hanno in mano un device, hanno in mano uno smartphone, un tablet, un computer e quindi si informano da lì, guardano l'intrattenimento da lì, cioè insomma hanno altri modi per fruire un po' tutto. E quindi io credo che, non mi ricordo più la domanda, però vabbè, è uguale, credo No, che ma sei. cambierà un po' tutto e cambierà anche il pubblico, cioè l'audience, quello che chiamano audience, cioè le persone. Non... Noi, cara Michela, siamo un po' vecchietti, no? Siamo dello stesso anno, però. Non lo dire, no, sì, esatto. Io sono leggermente più giovane, ma proprio leggermente. No, infatti, Però sì, è ahimè, facile. sì. E quindi siamo in quella generazione che in qualche modo
potuto vedere le cose, ha visto questa evoluzione, quindi è anche molto interessante, insomma. Certo. Cioè, se penso ai miei inizi, insomma, altro che mandare una foto, cioè un PDF, cos'è un Word, queste cose, cioè il computer. Pensa, ti dico questa cosa, è una curiosità che mi viene in mente a proposito di Bologna. Un Sì. mio coinquilino, che era anche un amico d'infanzia, quando abitavamo a Bologna, lui ha studiato informatica ed è stata la prima tesi che fece su internet. Su internet, ma proprio la prima tesi in assoluto in Italia. E quindi quando così di sera chiacchieravamo, mi parlava di internet, della rete. Io dicevo, ma che caspita è sta rete? Ma che vuol dire mettere in connessione il mondo? Ma che vuol dire mettere in rete le persone? Cioè, non riuscivo proprio a comprendere che cosa mi stesse dicendo. E col tempo dopo l'ho capito, ovviamente. E lui fece per primo in assoluto questa tesi di laurea proprio sulla rete, su internet. Quindi pensano, stiamo parlando dei primi anni 90, il mondo è totalmente cambiato. Oggi invece siamo, nonostante un po' vecchietti, ma ben catapultati, dai, ci siamo accomodati bene, dai, Ci ci siamo siamo. accomodati bene, sì. Per forza, perché altrimenti non fai più niente se non hai un Dice minimo. da me, o mangi sta minestra o salti dalla finestra, quindi o Assolutamente. questo. Sì, ma proprio non paghi le bollette, momenti, capito? Cioè, Infatti, proprio è alla base. Greg scrive: generazione X, eh sì, Saluto anche Y, Z, eccetera, eccetera. Greg, che è un mio amico fotografo, peraltro bravissimo, un poeta dell'immagine, veramente un poeta dell'immagine. Io ho tanti Marchigiano, amici fotografi, peraltro. perché noi attori dobbiamo farci fotografare, no? Allora, guarda, lui potrebbe essere veramente un personaggio giusto. Quindi lo saluto. Interessante comunque questa cosa, hai subito dovuto dire la mia età, non è giusto, eh? Io volevo No. nascondere. La volevi nascondere? No, 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 in realtà mi sono sbagliato, so che tu hai una decina d'anni meno di me, ma Grazie, grazie, bene, ok, hai un caffè pagato quando verrai a Bologna. e tu un libro pagato. No, io ho avuto l'onore già di averlo. Io, ecco. E, una cosa anche molto carina è stata la tua presentazione attraverso un breve trailer che io ho voluto assolutamente mettere su come IGTV perché è veramente bello. E come ti è venuta questa idea? Oppure è un qualcosa che sta prendendo piede? Perché anche qui era per me la prima volta a vedere questa modalità. Sì, in realtà si chiamano book trailer, e quindi sono dei trailer che in qualche modo ci rimandano al libro, al contenuto del libro, vogliono lasciare più che altro un'emozione di quel libro. In realtà è una modalità che ultimamente si sta usando parecchio, io amo particolarmente perché amo ovviamente l'audiovisivo per comunicare. E quindi ho pensato che fosse un modo efficace per poter promuovere il mio libro. Devo ringraziare assolutamente un'amica attrice straordinaria che è Roberta Marelli, perché in questo book trailer sentite anche appunto qualche battuta, del ruolo di Elene e del ruolo di Luca. E poi anche devo ringraziare Andrea Bergamasco che ha insomma montato il video e Arn Anderson che è l'autore delle musiche. E quindi ne è nato così una piccola cosa che però credo insomma carina, che sia piaciuta. Insomma, ho avuto un bel feedback da parte dei fruitori e dei lettori anche ovviamente. Certo, sì. Io peraltro l'ho visto dopo aver letto il libro e effettivamente ci si ritrova, quindi a me è piaciuto molto, ecco. E, Bene. i tuoi progetti per il futuro quali sono? Oltre a, immagino, tanto cinema. Speriamo, speriamo, dai. Progetti per il Speriamo. futuro, è quello di sviluppare questi progetti, appunto,
Innanzitutto voglio riprendere in mano il mio Dopo di te, oltre le onde del mare, che era nato come soggetto cinematografico e mi piacerebbe portarlo a compimento come idea, perché dico sempre: quando una storia esige di essere raccontata, trova sempre il modo. Ha trovato il modo nel romanzo, ma io voglio ritornare alla sua origine, che è quella del cinema, ma anche portarlo a teatro, perché, come abbiamo detto prima, è una storia, è un racconto a metà strada tra il romanzo e il monologo teatrale. E poi, perché no, riuscire a portare a termine questo Slave, anche altri progetti che sto sviluppando, e poi, insomma, siamo aperti a tutto quello che verrà nel mondo della televisione, del cinema e quant'altro, insomma, del nostro lavoro. Bene, bene. Senti Matteo, io voglio ringraziarti della tua partecipazione, di essere stato qui questa sera con noi. Per me è un onore, assolutamente. Regalaci magari un pensiero finale, un tuo pensiero finale. Ma guarda, a proposito di pensiero, mi viene in mente proprio una frase del libro che dice Andrea. Andrea, questo è un personaggio particolare, insomma, che noi incontriamo. È un libro fatto di pochi personaggi: Luca, Elene e Andrea. E Andrea dice una cosa importante: le parole che non diciamo rimangono. E le parole invece che diciamo volano via. E questa cosa è legata proprio al non detto. Tante volte è importante dire le cose, perché se non le diciamo, se non le comunichiamo, rischiano di diventare qualcosa che ci fa del male. E quindi rimangono per sempre, possono avere, per citare sempre Elena, il peso della condanna. Invece le parole che noi diciamo, che comunichiamo, sono parole che volano via. In qualche modo possono diventare anche più leggere. Certo, bellissima frase. E io voglio lasciare proprio i miei clickers e gli amici che sono rimasti collegati proprio con queste tue parole perché è un'esortazione, una grande esortazione a indagarsi, a cercarle quelle parole per poi tirarle fuori, metterle, urlarle. Ognuno può trovare il proprio mezzo per poterle esprimere. Chi lo fa con la fotografia, chi lo fa scrivendo, chi urla e chi si rivolge alla persona giusta, a quale Bellissimo, vale. Michela, e ti dico anche un'altra, voglio aggiungere anche un'altra frase a Certo. proposito di, appunto di Bologna, che è una città che ho nel cuore. C'è una citazione a proposito dei luoghi, no? Nel libro, che dice che appunto noi cambiamo, ma i luoghi rimangono sempre gli stessi, sono lì ad attenderci. In qualche modo l'anima dei luoghi rimane sempre la stessa, pronta ad accogliere anche le nostre trasformazioni, perché sono sempre accoglienti. Ecco, finisco proprio così, perché Bologna è sempre un luogo che mi accoglie con grande amore, perché lì ci ho lasciato un pezzettino della mia vita e del mio cuore, E vedo anche i saluti da Rovigo per ovviamente. te. Sì. Dalle ragazze del Burlesque, che facciamo questa cosa molto bella, guarda, fammela dire, perché Certo, ma le assolutamente. ragazze che sono straordinarie, che fanno un burlesque, lo fanno in realtà per raccogliere dei fondi a favore dell'AIDO, che è l'associazione appunto delle donne operate al seno, Sì. no, AIDO, mi sono sbagliato, ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, scusate, e l'ultima edizione di questo evento l'ho condotta io insieme alla mia lady, che saluto, straordinaria. E quindi voglio salutarle e ricordare Sogniamo. questa importante campagna appunto di sensibilizzazione. Perfetto. Ci uniamo anche noi, tutti i clickers. Un grande saluto, prima di tutto a te. Grazie ancora. Un saluto a chi ci ha ascoltato. Voglio ricordare dove si può trovare il tuo libro.
Allora, il mio libro si trova sulla piattaforma Amazon, quindi lo si può acquistare sia in formato cartaceo che in formato digitale. Il formato cartaceo, lo consiglio perché si ha la possibilità proprio di scrivere nella parte finale proprio, queste parole taciute, cioè questo, non si vede, comunque c'è questo spazio proprio fisico. E se invece si vuole acquistare il formato digitale, insomma, è possibile leggerlo da dei device, insomma. E niente, lasciate la vostra Sì. recensione se lo acquistate su Amazon, io sarò molto, molto felice. Certo, assolutamente invito anche chi lo acquista di inviarti quello che troverà, queste fatidiche parole taciute, perché non si sa mai possa diventare un progetto per il futuro. E quindi Assolutamente. ognuno di noi far parte con un nostro pezzettino di un qualcosa, di un tuo lavoro. Sarebbe molto Condividiamo un po' bello. del molto bello, condividiamo un po' della nostra vita con gli altri. Assolutamente, assolutamente. Grazie Matteo, buona serata a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo con un altro ospite. Grazie a Un te, saluto Michela. Ciao Matteo. Clickers, ciao Ciao. Clickers. Ciao. Ciao.